Le imprese familiari, ancora di più rispetto alle public company o alle grandi imprese di Stato, hanno bisogno di management. La formazione per un manager familiare è anche un po' diversa rispetto agli altri, nel senso che ci vogliono alcune sensibilità maggiori rispetto magari a un'azienda partecipata da molti azionisti, nel senso che si ha a che fare solitamente o con il fondatore, che è personaggio per certi versi ingombrante, geniale e che ha plasmato le aziende a sua somiglianza, e quindi bisogna essere in grado di interagire con lui, di prenderne le cose migliori e di saperle accompagnare, o con gli eredi del fondatore, che spesso hanno in parte le qualità del fondatore, in parte delle qualità nuove, oppure addirittura, laddove non ci sia successione, il manager familiare è un manager che, nel rispetto della famiglia, nel rispetto di alcuni valori che i gruppi familiari hanno creato, deve riuscire a creare un'indipendenza fra la gestione della società e i valori che da questa azienda discendono.